Sono stato in dubbio se farlo questo video, già che le cose che dirò sono praticamente le cose che dico sempre in questi casi, cioè nei casi in cui si verifica uno dei tanti crolli in borsa che puntualmente, periodicamente, accadono come un fatto normale nelle borse di tutto il mondo. Dicevo che sono stato in dubbio se farlo perché le cose che in questi casi si dicono sono sempre le stesse. E io che faccio sto mestiere ormai da tanti anni, che sono su internet ormai da oltre 10 anni, le avrò ripetute centinaia di volte. Quindi sostanzialmente non c'era davvero bisogno, non c'era davvero motivo affinché io producessi questo nuovo video per ripetere cose già dette, ridette, note, arcinote. Ma ho ricevuto letteralmente centinaia di emails, centinaia di richieste di lettori del mio sito, dei miei siti, spettatori di questi video, che mi hanno richiesto caldamente di intervenire sull'argomento e di fornire una versione, diciamo così, aggiornata di quello che è il mio pensiero, la mia idea della crisi finanziaria in atto, della crisi delle borse soprattutto in atto. E quindi mi sono lasciato convincere, perché di fronte alla potenza dei numeri, di fronte alla richiesta di tante persone, è ovvio che non si può dire di no. E quindi eccomi qui a parlare di crisi dei mercati finanziari, motivi per cui tale crisi è andata in onda e cosa molto presumibilmente succederà da qui in poi. Bene, dicevo, da quando la borsa esiste, e quindi parliamo di alcuni secoli ormai, ciò che capita in borsa è sempre la stessa cosa. Non è cambiato mai. Ciò che stupisce difatti non è già ciò che capita in borsa, perché quello è sempre esattamente ciò che capitava anche prima, nei secoli precedenti. Quindi parliamo di storie che si ripetono da 200-300 anni, sempre le stesse, sempre uguali. Quindi non è ciò che capita la sorpresa. La sorpresa è che ci sia ancora gente che si sorprenda. La sorpresa è che ci sia ancora gente che continua a fare le stesse cose, gli stessi errori che hanno condotto quelli prima di lui a perdere soldi. Basterebbe cioè chiedere a quelli che c'erano la volta precedente e evitare di fare le stesse cose che hanno fatto loro. E invece, ed è qui la sorpresa che coglie anche me ogni volta, la gente, il grande pubblico, continua a fare gli stessi errori e perdere soldi alla stessa identica maniera. Bene, vediamo per cominciare una figura che spiega un fatto estremamente semplice, ovvero sia che la borsa è ciclica, l'andamento della borsa è ciclico. La figura che adesso andate a vedere, che io vedo sul mio schermo qui, mostra i cicli di borsa, i cicli di lungo periodo. Ora, vedete bene come non vi siano dubbi che c'è un ciclo, uno dei tanti, esaminiamo questo che è quello più importante in questo momento, che descrive perfettamente l'andamento della borsa. Voi sapete che la fisica quantistica ha capovolto il teorema della composizione del mondo, dell'universo che
che noi vediamo. Ritenevamo, prima della fisica quantistica, che fosse un universo di materia. Dopo la fisica quantistica abbiamo cominciato a pensare che fosse un universo di energia, di vibrazioni, di onde, di cicli. Dopo la fisica quantistica è arrivata la fisica delle stringhe, la teoria delle stringhe. E una stringa altro non è che una vibrazione. La stringa, in questa nuova teoria che è, diciamo così, vecchia di qualche anno, la stringa dunque altro non è che una vibrazione, un ciclo, un'onda, e viene considerata essere il componente ultimo dell'universo. Quindi tutto ciò per dire che l'universo è fatto di vibrazioni e quindi è fatto di ciclo. Ecco, la figura che vedete dimostra chiaramente che c'è un ciclo di durata pari a circa 5 anni. Adesso non voglio darvi l'illusione che in borsa, come nella vita, ci siano dei numeri, delle cifre perfette. In realtà ci sono, ma ci si arriva attraverso dei ragionamenti un po' complicati. Qui ci serve capire, ci serve dire semplicemente che c'è un ciclo che si verifica puntualmente, che dura circa 5 anni. Ora, questo ciclo è iniziato nella primavera del 2003. Ora, il concetto di ciclo, basta vedere la figura che appare sullo schermo, presuppone un minimo, presuppone un massimo, quindi un minimo, quindi un massimo, eccetera. Ebbene, il massimo di questo ciclo a 5 anni, vedete chiaramente sulla figura, che è stato fatto a cavallo tra fine 2006 ed inizio 2007. Quindi, chi era in borsa avrebbe già dovuto accorgersi che il massimo era già fatto. Non perché lo dico io, ma perché era già nei fatti. Tant'è vero che chi in borsa gioca per vincere, quindi coloro che noi chiamiamo le manforti, i big boys, come generalmente si dice, proprio a cavallo tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007 comincia a vendere, comincia a distribuire i titoli. Distribuire, si dice, significa vendere poco per volta. Non vendere tutto insieme, diversamente provocherebbe un crollo dei prezzi, e per uno che vende, provocare lui stesso un crollo dei prezzi e farsi male da solo, quindi non è cosa che ovviamente vuole fare. Vedete quindi che a partire dalla fine del 2006 le maniforti cominciano a vendere. Non è una coincidenza che cominciano a vendere in concomitanza del massimo ciclico. Come dire, le maniforti seguono i cicli di borsa, evidentemente, fanno questo mestiere per vincere soldi, quindi seguono certamente le cose che hanno un'influenza notevole sui prezzi di borsa. E i cicli, quel ciclo in particolare, ha una influenza netta, chiara e precisa sui prezzi di borsa, nel senso che stabilendo i massimi e i minimi di un ciclo che dura più o meno 5 anni, non si può non conoscerlo, non si può non seguirlo. Vediamo dunque che in concomitanza col massimo di quel ciclo di circa 5 anni, le maniforti cominciano a vendere. Ciò ci dice che loro quel ciclo lo conoscono bene, loro quel ciclo lo seguono alla lettera, tant'è vero che comprano sui minimi di quel ciclo, vendono sui massimi di quel ciclo. Chi è che non vende sul massimo di quel ciclo?